News. Buonasera da Giuliana Avila di Stefano, notiziario flash del 29 aprile 2022. Mafia, un sequestro conservativo di beni per il valore complessivo di circa 20 milioni ha colpito Salvatore Randone, imprenditore originario di Mister Bianco e residente a Rimini. L'uomo risulta indagato per tentato omicidio in Emilia-Romagna, usura, estorsione aggravata dal metodo mafioso e per reati tributari, tutti risalenti al periodo che va dal 91 al 2016. Pezzi del reddito di cittadinanza incastrati dai carabinieri di Catania. Si tratta di ben 389 persone che percepivano l'aiuto statale senza averne diritto. Per beneficiarne avevano fornito delle false dichiarazioni, come indirizzi fasulle, false dichiarazioni sulla composizione del nucleo familiare, omissione di reati. L'US è stato presentato a Catania, il primo treno ibrido alimentato a elettricità e diesel. La regione siciliana ne ha acquistati 22 con il chiaro intento di limare infrastruttura ferroviaria siciliana non del tutto elettrificata. Presso il centro fieristico Le Ciminiere di Catania si è svolta la giornata conclusiva della settimana Etica 2022 organizzata da Dassi e dall'Istituto Superiore De Felice Giuffrida Olivetti di Catania. Il progetto ha avuto l'obiettivo di trasmettere dei nuovi valori su cui basare i propri comportamenti e salvare il pianeta dalle ferite ambientali e sociali. Per tutti gli aggiornamenti vi rimandiamo al sito freepressonline.it e ai nostri canali social. Il prossimo notiziario lunedì alle 20:30.